con le simulazioni scientifiche fatte da ARPA sugli effetti del piano regionale per gli interventi sulla qualità dell'aria. Entro il 2025, quindi nei prossimi 7 anni, con questi interventi in Lombardia rientreremo ovunque, anche dagli sforamenti sulle polveri sottili e sugli ossidi di azoto. Ricordo però che la qualità dell'aria oggi è già molto migliore di quella che era anche solo 15 anni fa. L'aria è migliorata di 2 o 3 volte rispetto a quella che era 15 anni fa su tutti gli inquinanti. Molti li abbiamo definitivamente sconfitti: il monossido di carbonio, l'anidride solforosa, il benzene. Adesso, con questo piano, sconfiggeremo definitivamente anche le polveri sottili e gli ossidi di azoto. Ma chi dovrà sostituire le auto prossimamente? Chi dovrà sostituire le auto sono solo coloro che hanno auto particolarmente inquinanti e molto risalenti nel tempo. La novità di questo piano è che dal prossimo ottobre, nella stagione invernale, dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30, bloccheremo la circolazione dei diesel Euro 3, che ricordo sono veicoli che hanno almeno 13 anni di età, quindi sono veicoli particolarmente vecchi e particolarmente inquinanti. Il nostro impegno è di poter affiancare questi divieti anche a una politica di incentivi di Regione Lombardia e ci auguriamo anche dal Governo nazionale e dalla Commissione europea. Nel frattempo stanziamo 6 milioni di euro per incentivare la sostituzione dei veicoli commerciali N1 e N2, quelli più piccoli, fino a 3 tonnellate e mezzo i primi, fino a 12 tonnellate gli altri, perché i primi che dobbiamo aiutare ad avere veicoli meno inquinanti sono coloro che li usano per ragioni di lavoro. Lei ha detto che serve più di 1 miliardo, se il governo non mette questi incentivi saranno i lombardi a pagare la sostituzione dei loro veicoli. Io ho detto che per realizzare gli obiettivi di questo piano, quindi quelli relativi al traffico veicolare, ma anche quelli relativi al riscaldamento domestico, quelli relativi all'agricoltura che produce la gran parte dell'inquinamento di ammoniaca che poi genera le polveri secondarie, abbiamo bisogno di un complessivo di incentivi dell'ordine di 1,5 miliardi di euro. Del resto si fa in fretta a comprendere che se vogliamo sostituire una parte anche minimamente significativa delle 6 milioni di automobili che circolano in Lombardia e vogliamo dare un incentivo di qualche migliaio di euro perché chi ha le auto più vecchie le sostituisca con auto meno inquinanti, le risorse di cui parliamo sono dell'ordine delle centinaia, se non dei miliardi di euro. Quindi il governo deve fare qualcosa. E sì, il governo e l'Unione Europea non possono limitarci a comminare sanzioni, infrazioni comunitarie, ma devono finalmente mettere in campo azioni conseguenti perché noi siamo pronti a fare una politica che consenta di avere un'aria ancora più pulita, ma non possiamo essere lasciati da soli. Chi dice che questo è un obiettivo che dobbiamo raggiungere, come diciamo anche noi, deve darci strumenti adeguati e risorse per poter intervenire con provvedimenti concreti e non solo con divieti. Non bastano i divieti, ci vogliono anche gli incentivi.